gente non li conosce la Miglia dei Fatti. Certo. E noi però conosciamo tutti quanti, abbiamo suonato a terra, che bello! E no, infatti, è bello, ovviamente, cioè per noi è bello. Ma per noi è soltanto troppo che con un suo collega, per gente di Vasto, quando con gli iniziatori, le scolaresche, le associazioni, abbiamo questo che dice, signori, se siete non soltanto per appoggiare sulla lanterna, abbiamo un litorale che è pieno di palazzi da cui potete fare i migliori degli sforzi. Però se venite in ballo dovete capire sia il lavoro sia la vita di chi ci vive dentro. E questo diciamo, è molto importante, diciamo, soprattutto abituare come è stato, perché altrimenti la sola visita nella lanterna, per quanto bella possa essere, o solo dimostrazione di oggetti, se priva della memoria di questi signori qui, si perde un po' del valore, si perde del senso anche che ci vedono farlo. Infatti, voglio dire una testimonianza, questa nel 94, uno dei fari della Bretagna, il faro di Creonte, i fari edificati sopra l'oceano, sugli scogli, nel 94 fu automatizzato e uno degli operai chiese al farista, mo vuoi essere contento che abbiamo automatizzato, fine dell'inferno, adesso devi soltanto occuparti dell'entroterra, dei segnali dell'entroterra. E quello disse, ma senza la cura dell'uomo dietro al faro, resta soltanto una torretta senza vita che si degraderà molto presto. Questo proprio sottolineare il legame forte che c'è tra il faro e l'uomo. Anche perché dobbiamo anche capire che questi spazi che noi stiamo visitando, che abbiamo fatto un allestimento, è stato fatto un info point, erano spazi della vita quotidiana. Qua è una casa, qua c'erano le cucine, la canna. Questo vogliamo un po' sapere. Diciamo, quando questo faro, quando fu costruito e come nel corso del tempo è cambiata la vita? È stato edificato nel 1929, infatti è anche simbolico il fatto che oggi state qui, perché siamo proprio nell'anno del marcello dei 90 anni. Quindi è un momento che è stato eretto durante il regime fascista, come possiamo anche vedere fuori dall'esterno, con la esatto, con il fascio. E di qua diciamo è stato un primo esempio di come il farista sia effettivamente stato non tanto un assistente tecnologico che oggi, ma proprio un fare tecnico nato, la figura oggi, ma veramente un custode. Cioè, è un importante. Hanno cambiato il nome, però la sostanza. La sostanza è che il guardiano del faro. Quanti nomi ha cambiato nel corso della gente faro, tecnici faro, poi farista, poi fare, e poi siamo arrivati all'assistente tecnico. Vabbè, quindi il guardiano del faro, parlateci del guardiano del faro. Da questo punto di vista gli anglosassoni sono stati più risoluti, perché i keepers alla fine non sono i custodi, nel senso che sono quelli che curano a 364 la struttura, dalla casca, dalla radice della torre, chiaramente una casa di luce, ecco perché io la mia ricerca è tornata custodi di luce, proprio per sottolineare questo legame tra l'uomo e il faro. Claudio, tu hai un bel libro che io sto quasi terminato di leggere. Io per quando l'ho fatto. No, esatto, questo volevo appunto proprio perché dalla parte che oltre a quella tecnica ovviamente si vedono all'interno chiaramente dei sono foto di cartine, eccetera, di strumentazioni anche dell'epoca, però una cosa chiaramente che vabbè, un po' per mia curiosità, sempre la vita, cioè perché ci sono diversi guardiani, tanti guardiani che si sono diciamo, accendati dei diversi fari, perché ora ci diceva il guardiano che ultimamente la vita è più tranquilla, ma in passato si girava anche molto, quindi più i faristi avevano nella loro carriera, diciamo, visitavano, si trovavano più fari anche all'inizio della carriera, soprattutto se non eri figlio di nessuno, andavi a fare più.